Benvenuti a Zoom, a cura della redazione giornalistica di Sesta Rete. Pensate che ce n'è una borsa, no? Musica, ospiti famosi, VIP in sala e naturalmente buona cucina, ma nonostante tutto questo non è stata una festa qualsiasi. Tornato al Sashol, il galà di solidarietà alle Olimpiadi del Cuore, questa volta per lanciare un ponte di solidarietà tra la Bosnia-Erzegovina e il Burundi. Questa sera non dovrete fare degli affari, dovrete alzare le mani e spendere molti soldi, perché chi vuole fare 1200 euro? Il sindaco di Prato, Roberto Cenio, mio caro amico, vuole fare un regalo alla moglie. Facciamo un applauso a Roberto, che è anche un po' casa sua. Vuoi fare 1200 euro? A organizzare la serata evento Paolo Brosio. Brosio lo ha detto con estrema semplicità: dobbiamo raccogliere almeno 50-60 mila euro da destinare all'orfanotrofio di Ciclu e per dare una mano al progetto di Claudia Cole in Burundi. Alex, guarda, c'è una persona lì, 400 euro sulla destra. Mi sembra di capire. Ma neanche la bicicletta costa 5. Invece passiamo dalla Ferrari. Eccolo qua, c'è le bollicine. 700 euro, 800 euro, aggiudicato, bravo Paratese. La serata del Sashol, ha sottolineato il sindaco Renzi, non è semplicemente un'iniziativa di beneficenza, ma è l'occasione giusta per mostrare il volto più bello di Firenze. E mi fa molto piacere che all'appello di Brosio abbiano risposto degli amici che lo conoscono da tempo e degli amici che vogliono aiutarci a far vedere la faccia più bella di questa città. Il progetto di cui Brosio è il primo sostenitore riguarda orfani e anziani abbandonati, vittime della guerra, dei Balcani e della Bosnia Erzegovina. Finora sono stati raccolti oltre 170.000 euro. Sta lavorando da tempo alla costruzione di una casa di accoglienza, un posto tranquillo e sicuro dove i più piccoli possano finalmente giocare, un posto comodo e accogliente anche per gli anziani che sono rimasti soli, un luogo normale dove i piccoli possano incontrare dei nonni per giocare con loro, per farsi raccontare vecchie storie, insomma il posto dove la vita dopo la guerra possa tornare a scorrere. Stiamo parlando tante volte con Paolo, portare Ceccherini a Medjugorje. Questa è la scommessa più grande, perché potrebbe succedere di tutto, voglio dire. Potrebbe la Madonnina della sua infinita bontà. Dopo che all'isola dei famosi Mandula mi era uscito con quella scalata, no? Con la Luciana Rosa. La cosa di vista, mi immagino sotto il punto di vista del catering sia fantastico, perché io sono passato da là, ho sentito un odore meraviglioso, non neanche mangiato, sono venuto da Roma a Firenze per te in smart e non mi è successo nulla e questo è il vero miracolo. Siete pronti? Dove sono i leggine? Niccolò, un applauso a Niccolò. Sempre nel futuro, nella
giustizia e del lavoro, riesce a cantare peggio del principe. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente. Io credo nella mia cultura e nella mia religione, per questo io ho paura di esprimere le mie opinioni. Io sento battere più forte il cuore di una scannici sola, che oggi più serenamente si specchia in tutta la sua storia. Il programma della serata ha preso il via con il red carpet, con l'aperitivo per gli ospiti e a seguire la cena.